il marito arriverà. Non mi permetto di sedermi al posto del... Passiamo il... Stai in piedi. Dove sei? Vieni qui. Passiamo il microfono a Fabio Castelli, ideatore, per chi non lo sapesse, lo sanno tutti, però insomma, ideatore e direttore di Mia Fair e qui anche come grande collezionista. Diciamo un saluto a tutti, un ringraziamento della vostra partecipazione e un ringraziamento che mi farebbe piacere fare a tutta la coppia De Motti, spero che anche l'altro pezzo della coppia sia in arrivo. E anche perché come collezionista appunto mi fa particolarmente piacere dare avvio a questa trilogia di incontri che iniziano oggi e dovrebbero, diciamo, far vertere l'interesse sulle storie che poi così affascinanti che ogni collezionista ha e con cui, diciamo, in questo caso con un'intesa particolare con qualcuno con cui condividere questo tipo di scelta. Quindi mi piace veramente poter sentire questi viaggi che spero vi appassionino e vi portino a continuare le vostre visite sempre con maggiore interesse. Bene, grazie dottor Castelli. Ti dico già che qualcuno mi ha chiesto, ma insomma un'ora è un po' poco, ancora, si sono fidati ancora prima di cominciare, vediamo, grazie. Allora, buongiorno, benvenuti in questo nostro spazio, appunto Mia Fair, dedicato al collezionismo di arte contemporanea che sempre di più include la fotografia. Questo è il primo, come diceva giustamente il dottor Castelli, è il primo di tre appuntamenti in cui racconteremo delle storie affascinanti, perché le storie dei collezionisti, io per professione ne ho già incontrati molti, sono davvero straordinarie, hanno sempre delle storie incredibili. Incontriamo alcuni tra i collezionisti italiani più importanti e più attivi e abbiamo qui, anche se ci manca il marito, abbiamo tre coppie di nome e di fatto, perché in questo... Esatto, perché... Il suo microfono, ecco. Sì, confermo. Esatto, perché in questo caso l'amore per l'arte si unisce all'amore per l'altro, che chissà quali dinamiche farà scaturire nel percorso della costruzione della collezione, questo sarà interessante scoprirlo insieme. Allora, si dice che collezionare è uno strumento per conoscere, ed è proprio così, perché la collezione privata diventa poi nel tempo un ritratto, il ritratto di un'epoca, ma diventa anche un autoritratto e quindi oggi con Collezione per Due raddoppiamo la conoscenza, perché metteremo a fuoco due ritratti in uno. E allora diamo il benvenuto intanto a Natalina Remotti, facciamole un applauso, grazie. Incoraggiamento. Sono molto felice di vedere tanti giovani. Evviva, è vero. Poi, molto bella. Poi speriamo che si scatenino anche con qualche domanda. Spero diventino collezionisti. Esatto, beh, sì, forse sono qui anche proprio per questo, no? Perché abbiamo magari dei messaggi da trasmettere. Allora, abbiamo detto Collezione per Due, non posso che cominciare con questa domanda. Da quanto tempo state insieme? Devo andare indietro nel tempo, veramente. Io e mio marito ci siamo sposati nel 68. Quindi ci conoscevamo da un po' di anni dell'università. E poi, finita l'università, ci siamo subito sposati. Quindi come usava allora. Sì, come si usa anche adesso nelle grandi storie d'amore, qualora siano. Un percorso di vita che continua anche adesso. Assolutamente. E la seconda domanda non può che essere quest'altra. Quando avete cominciato a collezionare? Subito. Subito da fidanzati? Quindi no, non avevamo mai parlato d'arte prima di sposarci. Però quando... abbiamo dovuto arredare la casa, abbiamo dovuto vedere cosa scegliere per mettere alle pareti rispetto a quello che abbiamo scelto per l'arredo. Abbiamo capito che era subito molto importante per noi. Quello che volevano regalarci, che volevano prestarci i genitori, non ci corrispondeva. Era una storia non nostra. E da lì avete cominciato. E siamo usciti per cominciare a scegliere opere. E quindi siamo avete cominciato qua ancora adesso. Sì, dopo innumerevoli esperienze. Vi ricorda, sì. Lei si ricorda il primo acquisto qual è stato? Ma allora, il primo acquisto importante legato al mondo della fotografia è assolutamente l'acquisto di cui andiamo molto orgogliosi,
perché sono i coniugi Baker. Abbiamo un'immagine. Abbiamo un'immagine che adesso cerchiamo di recuperare. Intanto ci racconta come... Perché noi abbiamo vissuto vicino a Napoli e abbiamo cominciato subito a frequentare la galleria di Lucia Meglio, che ecco, questo, no, quello non prima, so. Come non sa? No, non so come, perché non funziona questa cosa. No, 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 lo so, no, benissimo, no, ma... No, no, no. Ecco, questo. Facciamo questo. Che... No, no, no. Scherzo. No, non so fotografia, ma non tecnica. Sono i coniugi Baker che noi abbiamo acquistato da Lucia Meglio, questa galleria importantissima d'avanguardia che ha portato in Italia anche Beuys, Rauschenberg e Andy Warhol a Napoli. E questo lavoro era... Fra l'altro la copertina, diciamo l'immagine dell'invito di questa mostra nuovissima, molto particolare, che Lucia Meglio portava in Italia. Coniugi Baker sono stati poi fondamentali nella storia della fotografia, perché da loro parte poi dopo tutta una ricerca della fotografia, tant'è vero che si parla della scuola dei Baker, la scuola tedesca, ecco. Ma noi li abbiamo acquistati negli anni 70, questi lavori, quando parlare di fotografia era davvero poi in Italia improbabile quasi, ecco. Un amore a prima vista? Immediato, sì, abbiamo pensato che fosse naturale avere queste fotografie, che il lavoro di ricerca che loro facevano, il lavoro di catalogazione che loro facevano riguardo alle architetture tedesche fosse davvero molto molto importante. Ecco, ma nella vostra scelta, nella fase della decisione di che cosa acquistare, entra di più in gioco la razionalità o l'istinto, la pancia, l'emotività, il sentimento? Come... Personalmente non l'ho mai chiamata pancia, devo dire è un termine che non mi piace. Istinto, diciamo l'istinto, l'incontro, che deve essere un incontro anche estetico ovviamente, però deve essere un incontro fondamentale riguardo all'opera. L'opera deve essere significativa, deve non perdere mai davvero il suo significato nell'arco del tempo. Quello che l'artista voleva comunicare deve rimanere, certo. Deve essere il filo conduttore sempre. Certo, e voi siete partiti... dall'arte contemporanea, se non sbaglio, e sì. Poi siete arrivati alla fotografia o è stato più o meno diciamo simultaneo? Che pian piano stiamo andando sempre di più verso la fotografia, anche se io amo molto il video comunque, trovo che sia un'altra tecnica data all'arte, è meravigliosa. E d'altra parte la fotografia e tanta fotografia estremamente interessante e comunque fermo immagine di video, no? E dunque sono molto legate le due tecniche. E com'è stato come ci siete arrivati alla fotografia passando dall'arte contemporanea? No, è stato un amore, no? A prima vista, insomma, sì. È stato un... La tecnica fotografica era solo tecnica prestata all'arte, e questo è una cosa che penso sia ancora abbastanza difficile da far capire. Ci sono ancora tante remore in confronto, no? Se quelli dicono la fotografia la so fare anch'io, la fotografia poi si rovina, la fotografia dietro allo strumento, macchina fotografica, c'è l'artista e lui, no? Beh, sono fondamentali anche, immagino siano stati anche importanti gli incontri con gli autori, con gli artisti. Sì, beh, certo. Spesso sono davvero parte di un percorso comune. Beh, certo, sì. Può raccontarci, farci qualche esempio, qualche esperienza particolare? Ma posso parlare per esempio di un'esperienza abbastanza recente con un artista che usa anche lo strumento fotografia, che si chiama Nico Vascellari, è un ragazzo giovane, grande performer, e che ha firmato le sue performance attraverso scatti che fa fare agli spettatori, attraverso tutto il lavoro di Lago Morto, un lavoro molto importante.
e l'incontro di una persona che sembra vitalissimo, che giovane, incredibile, un ragazzo pieno di idee, di grande attualità assolutamente, però nello stesso tempo ha un'umanità incredibile. È stato bellissimo l'incontro con lui mentre abbiamo costruito la mostra in fondazione. Sì, esatto. Ecco, adesso presteremo come comodato un suo lavoro veramente fondamentale al museo, perché ritengo che certe opere sia un peccato lasciarle nei magazzini, devono parlare, vivere, essere fatte vedere, per cui il collezionista deve essere anche disponibile a questo. La fondazione prende corpo e prende vita anche da questa esigenza. La fondazione, la nostra, diciamo che ha progetti che riguardano sia mostre che riguardano la nostra collezione, ma anche, ecco, è arrivato l'altro. Oh, eccolo, accogliamolo con un applauso, finalmente è arrivato Pierluigi Remotti. Benvenuto, benvenuto. Di solito, eccoci qua. Sono le donne di solito che si fanno attendere, spero tutto risolto, tutto bene. Noi abbiamo cominciato a chiacchierare, siamo all'inizio, però stiamo scaldando i motori. Comunque The Voice è lei, io non c'entro. Ma non è vero. Allora, è definita The Voice, è vero? Qui questi sono i ruoli. Col pubblico è molto carino. I ruoli sono così, già stiamo cominciando a capire quali sono le dinamiche. Allora. No, la dinamica importante nella nostra coppia rispetto alla collezione è quella che ci troviamo a scegliere insieme le stesse opere. Ecco, io questo è davvero capire. Fondamentale. Non è mai successo che abbiate visto un lavoro che piaceva a uno e non all'altro, sempre unanimità. In genere sì. Qualche volta succede, allora non lo compriamo. Questo mi interessava però, capire. Sì, tutte le volte, anche facendo percorsi diversi nell'ambito di una mostra, di una fiera, ci ritroviamo e lei mi dice: ho visto una cosa molto carina, ho detto l'ho già comprata. Sì, è già capitato, sì. Ma anche di opere abbastanza importanti, è capitato. Quindi o si compra... Molto orgoglioso di questo, ovviamente. Certo, certo. Si deve acquistare d'accordo, insomma. Beh, si sì. Deve... Sì. Avete mai litigato per un lavoro... Discusso, parlato, sì, certo. È bello, fa parte dell'essere collezionisti. Della dinamica, certo. Sì. È un work in progress, ma è una condizione in fieri, ma è anche altrettanto vero che è un forte collante... l'essere collezionisti legame di coppia. Legame di coppia per noi è stato un percorso di vita insieme alle altre passioni, insieme ai figli ovviamente, certo. Che non possiamo dimenticare, mettere per primi, ovvio. Certo. E che hanno anche loro la nostra impronta, comunque nolenti o volenti, sanno d'arte anche loro. È così? Sì. Chiedo conferma, perché The Voice ha detto che è così. Va bene, approvo. A prova per contratto, no, è un forte collante come tutte le passioni, no, Pierluigi? Sì, molto, molto. Ecco, i figli, dicevamo, i figli Margherita e Alex, giusto? Sì. Che non si occupano prettamente di arte, ma, mi sembra, ma saranno figlia, grandi appassionati. Mia figlia aveva cominciato scrivendo d'arte. Perché ci si è trovata dentro, comunque, da figlia di collezionisti, cominciando a fare giornalismo, per cui ha fatto grandi e belle interviste, davvero a Gabriele Basilico, a Mimmo Iodice, tanti altri, certo, che per noi sono tutti amici, ecco, percorsi di vita. E mio figlio invece no, mio figlio si occupa di videogiochi, per cui... Però sanno. Che cosa, ecco, crescere per loro è assolutamente normale. Lei mi raccontava un aneddoto l'altro giorno quando abbiamo chiacchierato al telefono, che sarebbe carino se avesse voglia raccontare. Quello del Serrano? Quello del figlio sì. A scuola, non so se era a scuola con un compagno, un amico. No, perché no, ci si chiede, sì. No, questi bambini, questi ragazzini che
crescono sono abituati ovviamente a essere circondati di autori importanti o anche meno importanti, ma insomma si abituano al gusto, al senso del bello, e però poi vivono anche delle situazioni particolari, no? Come è capitato ad Alex. Sì, era in vacanza, una vacanza, non so in quale isola, tropici, qualcosa del genere. Comunque incontra una persona con la quale comincia a parlare d'arte, così banalmente, quest'altro ragazzo gli dice: ah, sono appena stato a vedere una mostra al PAC, Padiglione Arte Contemporanea, intitolata Rosso Vivo, molto bella, molto interessante. 10 anni fa. Questo sì, una decina di anni fa. E dice: ah, però, dice, ti è piaciuta? Sì, secondo me, diceva questa nuova conoscenza, il pezzo più bello era di Serrano, Blood, che è una goccia di sangue rossa, l'opera è un lavoro fotografico di grande dimensione ed effettivamente era il simbolo, il pezzo vero della mostra. Mio figlio normale lo guarda e fa: ah, l'hanno i miei genitori in salotto. Questo fa: ma cosa dici? Che storia mi racconti? Non è vero, non posso credere quello che stai dicendo. Invece era vero, noi l'avevamo in sala da pranzo allora. Certo. Insomma, ha dovuto chiedermi poi il permesso. Una sera dice: mamma, posso portarlo a casa? Così almeno crede davvero. Sì, però sì. È un po', in tanti casi per loro, se parli con persone che non hanno la stessa conoscenza d'arte, trovarsi con persone persino disturbati, no? Dalla persona che ha questa conoscenza in più che racconta. Sì, voi mi sembra lo raccontiate spesso, no, Pierluigi? Perché ogni tanto chiedo anche a te. Diamogli la parola, facciamo finta. Cosa raccontiamo? No, che raccontate spesso, che avete vissuto, soprattutto forse all'inizio, una sorta di disistima, l'avete definita voi, se non erro, da parte di amici, comuni, parenti, che all'inizio vi guardavano come se foste degli UFO perché compravate arte. Sì, sì. L'episodio tipico è di un piccolo fontana che avevamo in casa, dove tutti gli amici lo vedevano e dicevano: ma quello lo so fare anch'io. Ha fatto solo eccezione un nostro vicino di casa, che era un illustre professore universitario, che l'ha guardato e ha detto: ma quello lo saprebbe fare anche un mio assistente. Tutto illustre professore universitario. Sì, era un latinista famoso. Ma adesso è un po' cambiata la percezione, perché nel frattempo, insomma, com'è cambiato il collezionismo in questi 40 anni? Sì, è diventato più uno status symbol, molti si creano una nobiltà comprando cose d'arte. Non si sa fino a quanto le apprezzano o quanto ne fanno una speculazione, non si sa. Noi siamo rimasti abbastanza puri. Ecco, che cos'è, proprio perché parliamo di purezza, a questo punto mi viene spontanea una domanda, se si può cercare di trovare una definizione, che cos'è secondo voi la bella fotografia, cioè quello che voi definireste un bel lavoro da... Cos'è che vi fa scattare proprio la molla di dire: questo vorrei averlo, vorrei che fosse nella mia collezione? Questa è una bella fotografia, perché rappresenta ricerca, perché rappresenta veramente un'apertura verso il mondo, ha in qualche modo una stupenda estetica, no? Teniamo presente anche l'epoca nella quale è stata fatta. Poi la fotografia può essere bella, la fotografia di Struti, il cielo stellato, dentro il quale puoi cadere, praticamente proprio mentalmente, perché è bellissimo vederla. Poi è bello sapere che in effetti è invece soltanto proprio un punto del cielo, non è quello che tu pensi sia il cielo che hai sulla testa, cioè... Bella, ce ne sono belle anche qua in fiera di fotografie. Che cosa, io so che avete già fatto un bel giretto in fiera, avete già visto dei lavori che vorreste in collezione? Beh, qualche tentazione c'è. C'è sempre. La tentazione c'è sempre, ma io mi riferivo a qualcosa di più di una tentazione. Comunque, tornando al discorso, il bello non c'entra nella fotografia, è un'opera concettuale la fotografia, quindi è...
e che concetto ti porta, che cosa esprime, che cos'è il bello per lei, non, il bello in assoluto, non è la qualità della fotografia che conta nella scelta, è proprio la sensazione che ti trasmette, il concetto, è come un'opera di costume, la fotografia è una qualcosa che non ha niente a che fare con l'estetica o con la qualità dell'immagine. Ci sono foto sfocate, bellissime comunque, e affascinanti. Infatti si chiedeva appunto la soggettività del concetto. E dicevamo, una domanda, aiuto. Se interviene il dottor Castelli. No, perché tanto è stata fatta un'affermazione molto precisa sul mondo della fotografia, sulla concezione della fotografia, che giustamente parla, provenendo diciamo da un certo tipo di esperienza collezionistica, quindi dell'arte contemporanea, intende ovviamente la fotografia come linguaggio di arte contemporanea, e quindi se vogliamo nelle sue affermazioni si poteva pensare che tutto il mondo, tutto l'altro mondo della fotografia che coinvolge il reportage, la fotografia di moda e tutte quelle altre fotografie sono escluse per un certo tipo di concezione. Quindi ci tenevo a dirlo, a intervenire, in quanto essendo questa una fiera che tenta di rappresentare tutte le tipologie della fotografia, dove troverete anche diciamo la radiografia, che quindi rientra più in un concetto suo, perché tutto sommato diventa un discorso concettuale presentato come presentato in questa fiera, però ci sono anche delle magnifiche fotografie di reportage. Per esempio Sistine, che ieri ha vinto il premio Gatti, è un grande fotografo di reportage. Mannette ha la capacità di racconto, una valenza estetica, una valenza emozionale talmente alta che entra nel mondo del collezionismo. Quindi il fascino di questo bellissimo mondo che amiamo tutti è proprio questo, quello di poter mettere insieme questa variegata tipologia di fotografia che parte dalla radiografia, se vogliamo, e arriva alla fotografia concettuale, ma tiene conto anche di tutte le altre tipi di fotografia. Importante, dato che noi facciamo una fiera, quindi a noi interessa il mercato inteso come facente parte del sistema dell'arte, è importante che tutte queste tipologie di fotografie siano declinate in modo estremamente chiaro, in modo che chi le voglia accostare, quindi acquistare, le regole che siano tali, che siano perfettamente chiare, in modo tale che chi si avvicina a questo tipo di acquisto sia assolutamente tutelato per fare un acquisto assolutamente preciso e intelligente. Bene, grazie della precisazione. Bene, allora, visto che stiamo parlando di autori, di siamo entrati proprio nel dettaglio, io direi di vedere altri lavori che sono, comincerei da qui, ecco, altri lavori che fanno parte della collezione. Chi dei due ha voglia di raccontarci qualcosa? Piace a mio marito. Questo è Arachi, un'opera molto bella, è l'essenza della femminilità e del desiderio maschile. Di dominio. Come se la ride? No, questo rido anch'io perché in un momento di debolezza mi ha regalato anche un paio di orecchini uguali. Davvero? Nella speranza che io potessi assomigliare poi alla ragazza. Mi piaceva, non mi ricordavo perché che derivavano dalla. Secondo me aveva anche altre speranze, però insomma passerei al lavoro successivo. Ecco. Ecco, questo è un fermo immagine di Matthew Barney. Si vede poco, però. Non si vede bene, però sì, ecco, no, quando parlavo di fotografia che è legata a un video. È molto video, grande, perché è un metro per un metro e mezzo circa. Sì, qui non lo vedo. No, però si capisce essere un lavoro È molto importante. Bellissimo. Questo è Olivo Barbieri e non devo stare a spiegare a nessuno chi è Olivo Barbieri, perché ormai è considerato uno dei maestri della fotografia italiana. Io ho fatto un primo incontro con lui più di 20 anni fa in una piccola galleria dove cominciavo a parlare di fotografia. Abbiamo cominciato appendendo le sue fotografie con le puntine alle pareti, perché più di 20 anni fa non c'era ancora l'idea della tecnica, del come, di come metterle, qui e là. Era un mondo carbonaro in qualche modo, quello della fotografia. Sono molto orgogliosa
di averlo avuto come apripista, diciamo, in qualche modo. E questa peraltro fotografia del Colosseo ormai è un simbolo, no? Un simbolo dell'Italia, di Roma, è citata tantissimo. Visto che abbiamo bellissimo parlato lavoro, di... questa è anche bella, eh? Assolutamente. Oltre a comunque essere l'immagine che racconta, che rappresenta sì. Tal. Sì, assolutamente. Visto che abbiamo parlato di un maestro della fotografia italiana, come sta in questo momento la fotografia italiana? Avete fatto anche questa mostra importante, no? In fondazione sì, l'anno scorso. Sulla fotografia Zoom. Italiana. Esatto. Quindi chi meglio di voi? C'è una tendenza al recupero della fotografia italiana, con Ghirri che è stato riconosciuto come maestro. Finalmente, anche all'estero. Però fatica sempre moltissimo rispetto alle nostre istituzioni non danno ancora spazio. Giusto il Maxi ha fatto a fine anno una mostra bella dedicata a Olivo, ma siamo no, comunque giovani, diciamo che noi abbiamo anche in collezione artisti giovani della fotografia. A noi è piaciuto seguire il lavoro per esempio della una, la Radi Martino, che è una giovane molto brava, fa anche video, un lavoro davvero interessante, molto particolare. Sì, perché poi quello che in realtà forse non viene detto abbastanza è che nella maggior parte dei casi i collezionisti fanno proprio un percorso insieme ai giovani artisti e quindi sostengono i giovani artisti. Noi abbiamo 2 o 3 anni fa sostenuto invece il lavoro della Linda Fremi Nagel, lo stesso, grande ricercatrice nell'ambito della fotografia, quando lei ha esposto dei suoi lavori alla Biennale di Venezia, che erano stati scelti da un'altra grande, che era la Cindy Sherman, e insieme ad altri collezionisti abbiamo sostenuto il suo lavoro. Ecco, trovo che siano sì. molto, molto validi. C'è un tentativo di sostenere. Certo. Beh, questo... che rispetto ai tedeschi agli americani anche a livello di quotazione la fotografia italiana è comunque immeritatamente debole, ha spazio per crescere, diciamo. Sì. Così sì, sperando devono esserci collezionisti nei quali credo. Sì, sì, assolutamente. Allora, questa ne abbiamo parlato. Beh, quest'altra è un'altra diva oramai internazionale, perché è la Vanessa Beecroft, fermata in una delle sue prime performance. Ecco, questa è un'altra storia. Ce la racconta Pierluigi. Sì. Le foto un po' intriganti, non so perché le racconta Pierluigi. No, questo è un light box di 3 metri per 2, quindi... praticamente le persone sono a grandezza naturale, che noi in fase di allestimento della fondazione nell'antibagno abbiamo messo questo light box perché c'è? Assolutamente, quando l'abbiamo visto a Berlino è di un americano, come l'abbiamo visto tutti e due detto lo mettiamo nei bagni della fondazione. Che non ci si sbagli. È bellissimo, no. Che sono molti che si accostano lateralmente per vedere se un uomo o una donna, quello pensano di riuscire a vedere qualcosa. Sono gli scherzi che a volte. Questa è Gabriele Basili. Sì. Il suo amico che rimarrà sempre nel cuore. Questo si vede si poco. Si vede un po' poco, quindi. Eggleston. Possiamo magari, sì. Le dobbiamo scorrere un po' velocemente perché purtroppo il tempo ci è nemico. Olaf Ureliason di recente acquisizione nostra. Io vado avanti così magari cercando Winterforg. Grandissimo, 3 metri per 2 anche questo. Sì, ecco, Kendall Gir. Sì, sudafricano. Sudafricano. Eclettico, non fa ecco. Solo fotografia, fa. Sì. Questo è Ghirri, uno dei suoi viaggi in Italia, dove fotografava la carta geografica e la cartolina del posto. Bellissimo. Ecco, se non è bello e non è concettuale questo. Sì, assolutamente. Gobbi. Claudio Gobbi, un altro giovane davvero interessante,
diciamo che anche questo è un altro artista che io ho cominciato a crescere quando ho avuto la galleria. Adesso vive in Germania, tanti italiani vivono a Berlino. A Berlino, c'è cioè, sì, la colonia folta. Sì, 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 tanti. Questa è una delle prime opere che ho comprato, è un Gursky del 93-94, è una delle sue prime foto e tutti i cataloghi di Gursky iniziano con questa foto. È una cosa di cui vado molto orgoglioso. Si ricorda in quel momento, quando la vide, che cosa... Sì, infatti mi sembrava un... mi ricordava De Chirico, senza tempo e fermo nel... Assolutamente. Takeyama, un artista giapponese, fotografo giapponese, che fotografa quasi sempre tunnel o esplosione. È una sua ricerca molto particolare. Sì, queste sono fognature, tunnel. Sì. Horsfield. La particolarità di Horsfield nell'ambito della fotografia è quella di non riprodurre, è una sempre solo un'opera, sì, sola la sua. Ha una tecnica di sviluppo per cui esce solo quella. Sì. Ha tentato di spiegarmela mille volte, non l'ho mai capito, però... ma pare che ci possa fare. Posso solo uscire una foto e basta. Beh, è anche a grandezza naturale grande, questo anche... lavoro. Fra l'altro, a noi era stato chiesto in prestito al Palais di Tokyo, non so, mi ricordo, e io avevo detto lo presto se però poi l'artista garantisce che per se qualche ragione poi dopo si rovina, me lo rifà. E lui ha detto ah no, assolutamente. Allora ho detto ah no. E allora non l'ha prestato. Ah no, allora mando l'immagine, sia piacere. L'hanno inserita nel catalogo senza la presenza. Certo. Siamo anche gelosi delle nostre. Beh, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Ecco, un altro lavoro meraviglioso questo. Alfred Jarr. La cosa bella di Natalina, non so se qualcuno di voi era già seduto aspettando il marito, è che quando abbiamo aperto il menu delle fotografie, ha detto, lei le ha viste, ha detto ah, eccole, come se parlasse di figli, di che non vede da 10 anni. e si vede anche adesso, no? Quando scorrono le foto, questo rinnovato amore si percepisce. Beh, di loro è bellissimo lo sguardo, no? Sono miserrimi, stanno facendo un lavoro terribile. La miniera d'oro a cielo aperto dove vanno a rovistare. Eppure lui è riuscito a cogliere la sfida, no? Nel loro sguardo, assolutamente, ed è meraviglioso. Adesso qui non rende, c'è un colore dorato incredibile. Ecco, questo è quello che voglio sottolineare. La capacità dell'artista, al di là di che strumento ha, di saper cogliere l'anima e di sapertela raccontare. Questo è quello che a me piace. Mimmo Iodice, poesia, non c'è niente d'altro da dire. No. È un mare, il mare è bellissimo. Aneddoti di incontri con questi autori, ci avete parlato prima di alcuni. Mimmo è un amico, un altro percorso di vita. Per questo chiedo infatti. Sì, no. Mai discusso con nessuno? Mai, perché so che a volte insomma succede, no? Lascio nella fase molto libero l'artista. Penso che prima lo scelgo con molta attenzione, quando poi ho scelto con chi dialogare, a chi far fare il progetto, allora quel momento lo lascio libero, no? Non ho cattivi ricordi, non ho brutte storie. No, ma assolutamente no. Io invece non li amo molto, amo la loro opera, poi spesso non sono all'altezza dell'opera, a volte sì, a volte. Ma del resto The Voice è Natalina, quindi per forza fa amicizia lei con gli altri. Achille Bonito Olivo, che è un nostro vecchio amico, ha sempre detto che l'artista è un imbecille inconsapevole. Quanti artisti ci sono qua? Che parla, alzate le mani, alzate le mani. Che usa un linguaggio. Benvenuta. Che usa un linguaggio che lui. Qui è benvenuta. È un inconsapevole che usa un linguaggio che lui non capisce, però noi dopo un po' lo capiremo.
Beh, per certi versi è anche così, insomma, però dipende, ci sono incontri e incontri. Però alcuni artisti ti deludono, altri sono splendidi. Talvolta accade esattamente il contrario, che l'artista ti faccia anche, ti stimoli all'acquisto, perché è talmente bello l'incontro, mi è capitato di sentire anche storie così. Ma noi in genere prima parliamo dell'opera, poi conosciamo l'artista. Dopo. Ognuno ha un percorso. Non è che amo l'artista che mi stimola l'acquisto. A volte io ho sentito l'opera. Collezionisti a cui è capitato, ad alcune persone è capitato di avere degli incontri così interessanti e stimolanti che poi sono state portate ad approfondire il loro lavoro e poi ad acquistare. Può succedere, evidentemente, ognuno ha un percorso. Questo è un altro lavoro molto bello di Francesco Iodice, ci sarà tra poco una sua l'opera, non si vede tutto, questa ce n'è solo un pezzo. Vabbè. Comunque è un lavoro tra l'altro molto particolare, anche perché è Phi Island, che poi è stata sommersa, è diventato un simbolo, non esiste più questo luogo. Questa spiaggia è stata portata via dallo tsunami. Anche con Kinshasa, una serie. Ma volete dire qualcosa di particolare su... Il Teatro La Fenice le ha fatto degli schermi di vari colori, è una sequenza di 6 o 7 pezzi, non mi ricordo. Armin Link, definito l'artista che è sempre e dovunque prima di me, questo lo dice Olivo Barbieri. Sì, dice, lui vorrebbe andare sulla Luna a fotografare, ma se arrivo trovo sicuro. Sì, lo trovo già, dice, ci sarà già mercato Armin Link prima. L'orca di Corcia, sembra un'immagine così banale, invece la particolarità di L'orca di Corcia è quella di inscenare assolutamente tutto, ed è anche bello, è un set cinematografico. Non è una foto. Sembra casuale, invece no. È un artista che io amo tantissimo ed è Urso Luti, comportamentista, però anche le sue fotografie sono ferme immagini, trovo interessantissimo, diciamo che è stato addirittura avanti rispetto alla Cindy Sherman, che poi ha fatto lo stesso suo lavoro, no? Del travestimento, di fermare la sua immagine con gli stili light, tutto quanto, anche lui, non so se riuscite a capire il volto e gli occhi, ci sono illuminato dal basso. Esatto. Vabbè, questo è Mapplethorpe, un pezzo bellissimo, elegantissimo. Sì. Questo dovete riconoscerlo tutti. Vabbè, la mano è di Fontana e dietro l'obiettivo c'era Mulas. Ecco, che consigli, visto che ci sono tanti giovani ad ascoltarci, che consigli, e stiamo parlando di collezionare, quali consigli potremmo dare per avvicinarci al collezionismo? Ecco, guardare tanto, informarsi tanto, non avere paura di sbagliare, e cercare fare dialogo, di trasmettere una sensazione, un'emozione. Però parlare con i galleristi anche, perché tante persone non amano magari il rapporto col gallerista. Ci sono galleristi fondamentali, importanti, che sono stati in grado di davvero raccontare bene la storia dell'arte, l'arte contemporanea. Andare, il gallerista è disponibile, non è detto che debba subito vendere. E poi vedere mostre, andare nei musei. L'informazione è fondamentale. Affinare il gusto. Assolutamente fondamentale, sapere la storia di quello che c'è stato, le ricerche che c'è stato, e poi si può cominciare a acquistare. Ma c'è stato nella vostra storia una sorta di, chiamiamolo, deus ex machina? Di qualcuno, di una figura che vi ha in questo senso, quando eravate più giovani, all'inizio del vostro percorso, che vi ha tra virgolette illuminato, insomma, che forse vi ha Lucia condotto? Meglio è stato l'incontro che, diciamo, ci ha raccontato, giusto, Beuys, c'era fatto a incontrare Rauschenberg e Andy Warhol, però per noi era naturale queste cose, Beuys per noi era normale, questo è stato un dono, perché nessuno ce l'ha insegnato, questo veramente così, c'è chi sa cantare,
Noi no. Cioè, però chi sa collezionare. Sappiamo guardare, ascoltare, riconoscere. A riconoscere, sì. Riconoscere, questa è una bella parola. Questo è Murakami, che ha fatto una serie di... un'attrice giapponese che lui ha vestito con i suoi personaggi. Ah beh, raccontala tu questa. Questa sì, beh, insomma, questo è un altro pezzo fondamentale della Céline Sciamma, anche perché ecco, l'abbiamo riconosciuta, comprata, acquistata molto molto presto. Tutte le volte che mi vede ancora adesso il gallerista, quando gliel'ho presa, lui l'aveva appena messa fuori sprovvedutamente e noi l'abbiamo comprata subito, ancora adesso si mette le mani nei capelli disperato. Immagino. Sì, a noi è piaciuta subito perché comunque è un simbolo forte, combattivo. Io vedo in questo braccio che spunta, che tiene per mano il suo bambino, che adesso è un ragazzo, sento come un pugnale, no? In qualche modo. Ha avuto 3 condanne a morte per questa foto. Una perché espone il nudo e per l'Iran era un peccato mortale. Secondo perché figlio di un americano, il suo figlio. E terzo perché i disegni riportati sul corpo sono disegni che fanno parte della loro religione. Sono disegni del Corano. Disegnati sopra la fotografia. Sì. Vabbè, è un lavoro straordinario. Sì. Questo lavoro fatto in 3 esemplari, però poi differiscono ognuno dei 3 dal disegno, perché lo rifà. Certo. Lo abbiamo prestato molto, adesso resta a casa per un po'. È grande, perché è 1,60 m per 1,10 m. Adesso un po' di gelosia la rivendichiamo adesso, sì, per i lavori. Sì, beh, anche se penso che il collezionista debba prestare tanto anche ai musei, perché i nostri musei sono abbastanza poveri, nel senso che non hanno tante sovvenzioni, lo Stato ne tiene tanto conto, per cui è giusto che il collezionista senta l'etica di rendere disponibile la loro collezione. Assolutamente, fruibile in un certo senso. Ci sono dei luoghi dove voi avete preferito nel corso degli anni, dove oggi preferite acquistare, o dipende, fiere, gallerie, aste, o anche per dare dei consigli ai... Un po' dappertutto, siamo amici di tutti i galleristi più importanti, frequentiamo le fiere, nelle aste qualche volta, adesso forse conviene in questo momento l'asta, ma non preferiamo, quando troviamo un pezzo, comprarlo dal gallerista. Certo. Con il quale avete un rapporto di certo, fiducia, certo. Insomma, no? Torniamo a quello che dicevamo prima, che è fondamentale. Che nuovo di amicizia, certo. Posso citare una galleria che è qua e che espone, secondo me fa un bel lavoro di ricerca, che sono i magazzini della fotografia. Mm-hmm. Trovo che, infatti, hanno esposto e messo come simbolo l'allieva della Céline Sciamma, molto bella iraniana, sì. Trovo che siano davvero Galaria, nella ricerca molto bravi. Lui è una crescita nuova che facciamo anche noi tramite loro. Certo, assolutamente. Allora, siccome il tempo purtroppo stringe, noi potremmo stare qui anche 2 ore, abbiamo tantissime altre foto da far vedere, ma prima che ci chiudano l'audio, come si suol dire, io vorrei, se qualcuno avesse delle domande, avesse delle curiosità, approfitterei di questi ultimi 10 minuti, se no poi continuiamo a vedere altre opere. C'è qualcuno che ha desiderio di chiedere, ha qualche curiosità? No? Allora... possiamo con... eccola Francesca. Quando avete iniziato, Natalina? Quando abbiamo iniziato, nel 73-74, appena sposati, sì. Sì, beh, è il nostro orgoglio. Pionieri. Sì, la fotografia, sì, è seguito. Pionieri del collezionismo di fotografia, no, prego. Sì, no, la fotografia è andata un pochino più avanti, ma giusto 73-74. Quel pezzo dei coniugi Becker l'avremmo preso infatti. Nel 75. Parlavamo proprio di quel pezzo, sì. Li regalavano all'epoca. No, no. Quello deriva da Lucio Amelio, era la fotografia che aveva fatto anche l'invito alla mostra e non regalava niente. Tenga presente che noi eravamo appena sposi, non è che corresse...
giovane ingegnere. Però si faceva, o si sceglieva magari il vestito bello, o si sceglieva l'opera. Due o tre vestiti, beh, meno per un'opera. Sì, ma che, e poi è interessante che questo amore per l'arte sia nato in voi insieme, cioè non l'avevate coltivato prima di conoscervi, giusto? È no. Proprio nato nel momento in cui dovevate arredare casa. Sì. Nasce per un pretesto, in realtà pretesto. Quello è stato un pretesto per poi dare voce a un sentimento che evidentemente... Sì, comunque c'era. Ma anche nell'arredo di casa abbiamo scelto, comunque eravamo d'accordo sui pezzi, sull'arredo certo. Che aveva sgomentato mia suocera. A proposito, però, mi viene, vista l'importanza... Insomma, non le della... dico poi le opere. Vabbè, quelle sorvolerei. Vista l'importanza della collezione in tutti i sensi, anche affettiva, vi siete immaginati un futuro? Perché una collezione è come un figlio, è una creatura vera e propria, solo che a differenza di un figlio non se ne va. Prima o poi il figlio ragiona con la sua testa, ha la sua indipendenza, invece una collezione dipenderà da voi. Vi siete immaginati qual è il futuro della vostra collezione? Allora, abbiamo fatto una fondazione a Camogli che sarà alle rete, la esporrà fino che avrà interesse. Poi ci saranno anche i figli che sceglieranno. Poi prima o poi come qualcuno dei due la manderà avanti. Lo so. E poi per ora il futuro è continuare ad acquistare. Ecco, infatti, bravi, e siamo in fiera anche per questo. Per quello. Oggi. E poi mi direte, avete deciso di acquistare qualcosa? Sicuramente. Sì, con qualcosa andiamo a casa. Ma si può dire questo qualcosa? Cosa potremmo immaginarci nella collezione Remoti? Giusto il lavoro di questi magazzini dell'immagine, adesso non ricordo il nome dell'artista, questo aereo che però plana sui tappeti. Mi trovo estremamente simbolico, molto bello, anche estetico, ma estremamente forte, no? Perché l'arte è nata e ha sempre prosperato nelle società dove c'è grosso fermento sociale, per cui la Francia degli anni del primi del Novecento, l'America degli anni 60. E adesso l'Iran è un posto dove ci sono tensioni intellettuali molto importanti. Allora, visto che qualche domanda nel frattempo, abbiamo vinto la timidezza se ci fosse, curiosità, no, qualcuno ride laggiù, ma non ho capito se ha voglia di fare una domanda, eccola, brava. Allora aspetti che arriviamo con un microfono, le do il mio. Curiosità, ma quindi voi non avete alle vostre spalle uno studio dell'arte, avete proprio occhio innato così? Certamente lo studio dell'arte legato allo studio liceale l'abbiamo, okay. Quello sì. Però insomma ci vuole però ci vuole tanta passione. E poi comunque informarsi continuamente. È dal 1970 che frequentiamo gallerie, mostre, fiere. Sono 46 anni di praticantato. Qualcun altro? Allora andiamo avanti, magari vediamo. Abbiamo ancora tempo, mi dicono? 5 minuti? Sì. Ok, 5 minuti. Vediamo di scorrere un po'. Ops, scusate, sono andata un po'. Oh mamma mia, non ho confidenza con questo telecomando. Eccoci. Questa è una foto di Hans op de Beck, olandese, belga, che anche lui usa scenari metafisici, senza tempo, senza gente. Bellissimo. Trasmette, questo è un motel sull'autostrada, sai, quelli a ponte sopra l'autostrada. Bellissimo. Che è stato costruito in grandezza naturale una volta a Basilea, al limite. Okay. Aveva fatto un'enorme installazione con questo. Un'altra persona meravigliosa. Sì. Questi li conosco. Questo è intitolato Coppia del XX secolo. Ci riconoscete ancora? Fatta da pistoletto nel si vede un po' male, sono giustificati perché nel 1983 ci ha fatto il ritratto pistoletto.
un amico. Sì. Ah, ecco, questo è fondamentale nella storia della fotografia. Man Ray. È un rayograph, certo. Lui poggiava gli oggetti sulla carta sensibile, poi dava luce e ha detto: ho inventato la fotografia senza macchina fotografica. Quello che dico, lo strumento è sempre in mano all'artista. Certo. Quello c'è lo stellato di cui parlavamo di Thomas Roof. Un altro artista che amo tantissimo, tedesco, che deriva dalla scuola dei Baker, Michael Smith, già mancato dopo aver preso il più importante premio della fotografia internazionale. 2 anni fa è morto il giorno dopo. Ho avuto questa 7 anni neanche da... Però il lavoro lo trovo bellissimo, no? Questo prendere di petto questa architettura in modo forte, bianco e nero, a me affascina. Non so se riesco. Prego. Eccoci una domanda. Questa passione per la fotografia troppo rispetto per la fotografia, cioè, no, non amo il selfie, certo abbiamo delle fotografie che adesso lo stavo proprio chiedendo, un selfie tra l'altro non sono neanche fotogenica, non mi ero nemmeno ma piaciuta. Non è vero, la coppia del XX secolo, ma non, lei non ha idea come sono andata a brontolare da allora da Michelangelo quando mi ha fatto quel ritratto. Perché ha brontolato? Ho brontolato perché trovavo bellissimo mio marito e io non mi piacevo, e lui mi ha detto: fai passare quella 20 anni, vedrai che comincerai a piacerti. Comunque è rimasto talmente scioccato che aveva fatto una serie di aveva fatto una serie di 10 fotografie all'epoca ad amici collezionisti, dove tutte le donne hanno avuto da lamentarsi. Sa come mai? Ha detto: non farò mai più un ritratto. Mai e più. Non ha mai più fatto. Ritratti, dico, e anche questo bene, perché gli artisti devono. Certo. Fare, ma, certo. Però vabbè, aveva ragione lui, adesso comincio a piacermi. Si comprendono tante cose con l'età. Abbiamo 2 minuti? Ok, dai. Sì. Se c'è qualche domanda ancora, se no qualche vediamo. Domanda che sono belle. Sono i fiori di Thomas Roof. No, Struth. Quindi la luce, ecco questo. Non si vede. Però si vede male. Però è questo una... su Gimot, il mare. C'è il mare, metà. Si vede male, metà. Sì. Tillman, questo, un altro grande della fotografia tedesca. È una finestra su Tokyo, sotto c'è Tokyo. Ecco, questo è il lavoro che vi dicevo di Nico Vascellari con le altre opere. Questo è uno scorcio della fondazione che abbiamo a Camogli, dove si vede tutto questo raccolta fatta da Nico Vascellari delle... degli scatti che lui ha fatto fare per un Polaroid fatto dal pubblico che aveva partecipato a 16 suoi concerti di Lago Morto, di rock a Lago Morto. Certo. Cui vi dicevo, un incontro secondo me molto bello, proprio anche come persona. Sì. Arricchente. Notate il pavimento di Zorio. Ah, è vero, il pavimento di Gilberto Zorio in fondazione. Oddio, mi dimentico. Ah, questo è Christopher Williams. Sì, fronte e retro dello stesso palazzo. E che è successo adesso? Chi lo sa? Vabbè. Chi lo sa. Allora, forse se non c'è nessun'altra domanda, io ringrazierei veramente tanto Natalina e Pierluigi Remotti per questo racconto che spero vi abbia incuriositi. Grazie. Grazie. Noi ci vediamo domani alle 2:30 se vi fa piacere. Grazie per la vostra pazienza che avete dovuto. Abbiamo aspettato con grande piacere. Grazie a tutti.